prenotazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. E buonasera a tutti gli amici, benvenuti alla diretta con Casalotto, una nuova estrazione ci sta attendendo, sarà la sesta di questo mese, oggi è giovedì, quindi seconda estrazione della settimana, un grandissimo ben ritrovato a tutti voi, un saluto a te Marco, ciao! Ciao Arianna, ben ritrovata, un buon giovedì sera, va tutto il pubblico di Casalotto pronti qui a vivere con noi e voi ovviamente la sesta estrazione del mese. Io saluto subito Lio che è già qui con me collegato mezzo WhatsApp, ci siamo quindi mandati le nostre cacchette di rito, insomma, come in bocca al lupo. Io vorrei, perché stanno per arrivare le ruote, quindi Arianna corro, sì, ma vai. Dobbiamo assolutamente vedere, spero di non fare casino, quindi seguo la regia, voi mandate insomma gli scontrini, quello che abbiamo vinto martedì, Terno Secco a Cagliari col centenario 43 abbinato all'Ambo 31 e 73 dalla condizione del 550, quindi è un terno secco su ruota, dalla stessa condizione l'Ambo Secco 31 e 73, quindi avevamo questa opportunità dettata dalla condizione, dall'esperienza proprio dedicata al 550. Andiamo avanti perché oltre a tanti 31 e 73, insomma non abbiamo il tempo di vedere, passiamo al 22 o l'1-11, va bene, sono io che seguo voi. L'1-11 è stato l'Ambo Secco vinto a Genova al primo colpo di gioco, proprio dal servizio più importante con la Tris Dambi che era da abbinare proprio al gioco del centenario, quindi ovviamente i due ambi di riferimento, ma abbiamo fatto di più. C'è un terno secco di gemelli, l'11-22-44, quindi vinto al terzo colpo col centenario 22. Ed è stato un terno importantissimo, quindi l'11-22-44 ha rappresentato una straordinaria possibilità, ma questa è una vincita che molti di voi hanno fatto unendo l'1-11, ambo al primo colpo, con il terno di gemelli, sono due giocate diverse, ovviamente nostre, qui avete vinto la quaterna. Attenti perché è vera, so che molti di voi sono abituati a sentirle altrove, quelle farlocche, invece qui 1-11, 22 e 44, quaterna su Genova, proprio col gioco del centenario. Abbiamo, eccolo qua, vinto, come dicevo, anche il terno di gemelli a parte, sempre con il 22 e il 90 Torino. 90 Torino che è arrivato al primo colpo, anche oggi è molto atteso, vediamo se arriva questo numero importante. Al terzo colpo arriva in terno secco 5,50 e 90 e al secondo colpo il 90 sempre a Torino era proposto con l'1 e 5, quindi l'ambo secco 5,90 è arrivato per tutti voi. Ma quanti? Ecco, Ma che belli! ho fatto fatica, stavo dicendo, è quasi incredibile perché anche la quaterna, quello è un risultato pazzesco, però era l'unione di due giocate, quindi magari alcuni non l'hanno fatta, ma sono addirittura tre i terni che abbiamo vinto, quello con i gemelli sul 22, quello col 5,50 e 90 e il 31, 73 e 43 sulla ruota di Cagliari con un altro centenario. È stata pazzesca. Vediamo, io adesso sto zitto per un po' perché stanno arrivando le ruote, che cosa combina la sesta. In bocca al lupo. Vediamo, vediamo allora, in bocca al lupo tutti quanti, incrociamo le dita come sempre, partiamo con la primissima ruota, quella di Roma, 6868, primo estratto, seguito dal 6464. Terzo estratto 88, quarto estratto il 70-70 e quinto e ultimo estratto, sempre ovviamente per Roma, il 19. Abbiamo proprio aperto questa estrazione con Roma, andiamo a Cagliari. 86, primissimo estratto, seguito dall'84, 32, 90 e infine il
18 ed ecco qui le primissime due ruote. Io mi fermo. No, vado avanti. C'è già un risultato col 18. Benissimo. Ma dopo ne parliamo perché sennò davvero perdiamo troppo tempo. Andiamo avanti. Andiamo. Firenze. 48 primo estratto. 19 secondo estratto. 71 71. 46 e ultimo estratto, il 8, numeretto 8 per Firenze. Andiamo a Bari ed ecco qui che arriva subito il primo estratto, che è il numeretto 6. Secondo estratto troviamo il 77 77 54 87, ultimo estratto il 35. Andiamo ancora avanti e andiamo a Torino, dove appunto troviamo il primo estratto, che è il numero 10. Secondo estratto il 50. 56. 43. E infine il 42. Piano piano stanno arrivando tutte le ruote di questa sesta estrazione del mese. Napoli, andiamo a Napoli. Un saluto anche a Lio, che è sempre qui con, cioè non è qui, ma è sempre in collegamento con noi. 17 primo estratto. 54 secondo estratto. 80. 10. Ultimo per Napoli, 85, ok. Andiamo adesso a vedere anche la nazionale? Ebbene sì, è il momento della nazionale. 20, primo estratto. 75, 75. Proseguiamo, andiamo a vedere il terzo estratto, che è il 54. 76, 76. E infine il 31. Abbiamo superato la metà di questa griglia estrazionale. Genova, Milano, Palermo e Venezia. Andiamo da te, Marco. Qualche secondo, perché in realtà ho tantissime cose da dire e abbiamo un po' perso all'inizio tempo con gli scontrini. Allora, primo colpo d'occhio su quelli che sono i centenari, quindi i tre rimasti stasera, nulla di fatto. Abbiamo appena commentato Terni e la Quaterna con Genova e il Terno nella scorsa estrazione col 43 di Cagliari, quindi due centenari, 22-43, se ne sono andati. Devo dire, purtroppo, non è arrivato il 2 sulla ruota di Bari, quindi è a 102 turni di assenza, 105 sono ufficialmente, quindi è a metà, il 75 di Firenze non c'è e non c'è nemmeno il 53 della nazionale, che è sicuramente il più alto. Mentre oggi vi dicevo, quello della nazionale ci interessa meno, questa sera non solo per il laterale 54, ma in realtà ci sono dei numeri che chiamano questo numero interessante, io e Lio ci stiamo lavorando, quindi il 53 della nazionale è sicuramente uno dei consigli che stiamo per preparare. Vi dico anche qualche risultato, perché ci sono il 90 a Cagliari, arriva con due ambi, con l'84 l'ambo più vinto è al secondo colpo ed è il 18, quindi è un altro buon 90 che se n'è andato. E poi ancora, per quanto riguarda la ruota di Roma, scusatemi, col 68 e 88. Questi sono i primi risultati. Adesso andiamo a chiudere i giochi. Io torno a chiacchierare con Lio e poi vi do qualche indicazione in più. A te. Andiamo, dove andiamo? A Palermo. Andiamo a vedere il primo estratto 4. Secondo estratto il 49. Terzo estratto il 43. E poi il 18. E infine, lo scopriamo insieme, il 66-66. Rimane Genova, Milano e Venezia. Il momento di Milano. 17, primissimo estratto. Seguito dal 51. E poi 85. Quarto estratto, 87. E infine 11, ne rimangono solo due. Genova 64 64 primo estratto, 67 67,
14 e poi 74, 74, 25, ultimo estratto per Genova. Ne rimane una, e allora Venezia, andiamo! 31, primo estratto, 58, secondo estratto, terzo estratto il 12, quarto estratto il 62, 62 e infine l'87 per la ruota di Venezia. Ed ecco qui tutta la griglia estrazionale, possiamo dirlo, al completo, perché non manca neanche la ruota nazionale, quindi abbiamo davvero tutte le 11 ruote al completo con i loro 5 estratti e siamo quasi pronti per seguire Marco in cabina, perché ci sarà l'aggiornamento, il momento tanto atteso da tutti voi. Ovviamente voi non lo vedete, ma è qui ed è super concentrato e ha l'io in collegamento, quindi si stanno confrontando. Sto copiando i numeri, quindi guarda, 3 secondi e arrivo. Benissimo, allora il tanto atteso momento sta per arrivare, quindi andremo in cabina, poi Marco ritornerà qui per chi non lo sapesse, poi seguiremo subito Marco in redazione per quello che sarà lo strepito consiglio per la settima estrazione, quella che vivremo sabato sera, proprio l'ultima estrazione della settimana. E tra poco vedremo anche il Super Enalotto per gli amici appunto che attendono questo momento. Vedremo anche la combina, appunto il la ruota nazionale l'abbiamo già vista, quindi no, vediamo solo il Super Enalotto tra poco. Ecco Marco. Guarda, mini resoconto dei risultati, purtroppo non abbiamo terni e quaterne questa volta, nulla di eclatante con i centenari, ma qualcosa abbiamo portato a casa, quindi non è proprio una brutta estrazione. Io e Lio siamo pronti. Vi ho detto, sto copiando i numeri, ovviamente quelli che mi ha scritto Lio su WhatsApp, per gli abbinamenti e la scelta tecnica che abbiamo fatto per affrontare bene l'estrazione sabato. Lo anticipo, abbiamo solo 3 terni, quindi vi ricordo che per giocare 3 terni con 1 euro l'uno sono 3 euro. Non servono delle grandi cifre, sicuramente li abbiamo recuperati, perché abbiamo anche l'ambo, me lo ricorda Lio da subito, non l'avevo visto, perdonami, il 19,88 è il primo colpo di gioco ed è l'aggiornamento di oggi, quindi è sicuramente un piccolo risultato, però abbiamo recuperato la telefonata, la giocata e ce ne avanzano un po' per appunto telefonare e giocare per sabato. Quindi il 19,88 era l'ambo oggi da abbinare, quindi straordinario come semplice risultato. E poi ancora l'84,90 e il 18,90 a Cagliari, secondo e terzo colpo ve li ho ricordati, l'80,85 a Napoli senza il 90, quindi questo è un ambo in terzina, e poi ancora il 19,71. Vi ricordo inoltre 19,88 me l'ho poi appuntato, il 68,88 sulla ruota di Roma. Qualcosa abbiamo vinto, quindi sicuramente non è l'esplosione di martedì, è inutile che vada a dire che ci sono delle robe che non ci sono, però io sono lo stesso soddisfatto. Come sempre dico, vado a giorno e torno, perché durante un'estrazione nascono le opportunità, come già ho detto sono 3 terni particolari, uno tocca un altro 90, parleremo di un centenario dei 3 rimasti, ma vi ho già detto qualche cosa, e poi un'altra bella condizione che ci ha portato questa sera a vincere l'88 gemello sulla ruota di Roma, vi dico tra poco dove c'è un'altra possibilità. Vado. Aggiorni e torni, e come sempre super veloce sarà il nostro Marco, proprio perché la diretta, sapete, dura pochi minuti, dura soltanto una mezz'oretta, quindi il tempo non è mai abbastanza. Ecco che Marco sta per entrare nella cabina storica di Casalotto, dove avrà l'aggiornamento delle ruote, tra poco appunto ritornerà qui e ci parlerà di quello che sarà il nuovo consiglio in base proprio all'analisi statistica che i nostri esperti hanno preparato proprio per tutti voi. Come ha detto Marco, martedì è stata una estrazione pazzesca, questa sera sono arrivati comunque dei buoni risultati, allora hanno lavorato su proprio per andare a preparare qualcosa di molto speciale per tutti voi. Allora, che dire, è la serata ce la stiamo vivendo insieme, questa diretta ce la stiamo vivendo insieme, non è ancora terminata l'estrazione, perché la combinazione vincente del Super Enalotto della sesta estrazione del mese è ancora da scoprire, quindi lo vedremo tra poco, sono sicura che siete molto curiosi di vederla. Ecco qui, nuovo aggiornamento, perché questo è quello che accadrà tra poco, Marco ritornerà qui, poi lo seguiremo nuovamente in redazione, perché lì entreremo nel vivo di quello che sarà il nuovo consiglio studiato appositamente
per tutti voi, per tutte le persone che ci seguono sempre. Ricordo che Casalotto va in onda tutti i giorni, tutti i pomeriggi e tutte le sere, ovviamente in diretta. E le sere di estrazione sono davvero le serate che attendete di più, le serate più seguite, perché appunto viviamo l'estrazione e poi i consigli degli esperti sono molto importanti. E poi vi ricordo sempre, uso una frase che usano loro sempre, basta solo un euro per rimanere in gioco. E questo è molto importante, ci teniamo moltissimo a sottolinearlo. Mi raccomando, giocate proprio responsabilmente. E se volete saperne di più sul gioco del lotto, andate sul sito della Lottomatica. E ricordatevi che ci potete seguire anche in streaming. Quindi se siete in spiaggia, se siete... poi ci potete appunto seguire dal vostro cellulare, dal vostro tablet. Eccoti, ben ritornato. Ho trovato un altro ambo mentre stavo registrando. Infatti, t'ho visto. Sì, no, ma sono, ho dei problemi mentali probabilmente. Che è il 4.40 di già. Abbiamo già l'ok. Il 4.49 al primo colpo di gioco ancora dall'Otto Shock, che è quel servizio insomma che in questi giorni sta dando tanti risultati. Allora, l'ok è già arrivato, i tre terni per te sono pronti, quindi ripeto, anche se stasera non abbiamo vinto cifre folli, è andata molto meglio martedì, va bene, ma ci sono lo stesso dei risultati, perché nulla è un'altra storia. Recuperare o avere anche degli ambi su ruota, e sono tre, al secondo e al terzo, sono risultati importanti. Corriamo in redazione perché io e Lio abbiamo le idee chiare per chiudere questa settimana. Venite con me. Eccoci in redazione. Allora, massima attenzione, poi andiamo a commentare alcuni degli scontrini che avete già iniziato ad inviare, anche con magari il semplice su tutte le ruote 18,90 in ambo secco, però un euro sono poi 25. 25 euro vinti non è una vincita, insomma abbiamo parlato prima di terni, di quaterne, di roba molto più forte, però 25 coprono sicuramente. Telefonata giocata, nuova telefonata, nuova giocata, e ne avanzano ancora, e quindi è interessante anche l'ambo su tutte. C'è anche di più ovviamente, ma sul 18,90 ci avevamo puntato, quindi insomma va bene anche così. Un paio di euro per esempio a tutte sono già 50. Detto questo, fate attenzione perché ritorna lui durante la diretta. Sono felice perché quando io vedo l'895-095 mi riporta un po' all'origine di Casalotto. Questo è stato il primo codice che ha un po' sconvolto la regola dei portali a pagamento, abbassando i costi in una maniera folle. Insomma, chi ci conosce da un po' di tempo sa insomma quanto costava una volta. Adesso con 1, 2 euro, massimo 3, si riescono ad ottenere dei consigli importanti. Allora, massima attenzione perché lui è quello che dobbiamo sempre ricordare essere il portale più amato e usato dagli italiani, quello che tutti potete usare da tutta la rete fissa, da tutti i cellulari. Parlo di contenuti. Il nuovo terno con 90, una ruota, un terno, rischiamo un euro. Siamo a Napoli ed è proprio l'ambo 10,80 di somma 90 fatto di zerati su Napoli oltretutto, quindi attenti perché sappiamo già che Napoli e Palermo hanno questo particolare legame relazionato al gioco del 90, quindi Napoli 90, un terno, facile, un euro, lo giochiamo. Andiamo poi ad osservare invece la ruota nazionale, qui non c'è molto da dire se non che il numero 53, quindi questo centenario straordinario, ha raggiunto i 175 turni di assenza. È il più alto, dovrei dire il più pericoloso? No, a me sabato sera piace, ci proviamo insieme con un terno, quindi un terno, una ruota, un altro euro. E vi ricordo quei 2,17 che voi vedete isotopi nella prima posizione estrazionale tra Milano e Napoli, ci portano all'88. E allora avrete terno secco con l'88, il terno col 90, il terno col 53. Un vero mini tutto in uno per l'ultima estrazione della settimana. Occhio, perché quella di sabato secondo me sarà una buona estrazione. Per il consiglio vi aspetto dopo il tasto 3, ora però nell'895-095. Ero là. Là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e bevi un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là. Là dove? In spiaggia. E mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti.
in spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, tappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yes, tappa e beviti. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, tappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yes, tappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia. Eccomi, sono io da sola perché vedete che la portona è vuota e il nostro Marco dov'è? Qui dietro di me e tra poco scoprirete il perché. Ma ora insieme andiamo a vedere il Super Enalotto, così da concludere l'estrazione del 14 luglio 2016, 38, 56, 61, 61, 67, 67, 72, 72, 82, il numero jolly è l'87 e il numero superstar è il 660. Ecco qui la combinazione vincente di questa estrazione, della sesta estrazione di questo mese. Adesso guardate un po' chi sta arrivando, chi sta uscendo dalla cabina due volte in una serata, davvero è una serata esclusiva, specialissima. Adesso scoprirete il perché. Sì, ho troppo niente, allora rieccomi, ci siamo. Hai già fatto il Super Enalotto? Sì, abbiamo fatto il Super Enalotto e ti stavamo attendendo, visto che mancavi. Allora, sì, no, ci sono, in realtà, ecco, raramente, allora, a me forse è successo tre volte in 15 anni, ovviamente lo ricordo, qui ci sono sempre delle possibilità che nascono durante la diretta, quindi lì ho collegato mezzo WhatsApp, anzi lo recupero perché ci attacco questo, ecco, e quindi fatto, risolto, e stavo dicendo appunto, esattamente, per quanto, si vede quello lì, vediamo se fa rumore, stavo dicendo, succede... Ma la collezione di ventilatori. No, devo ringraziare, vedi, mi hanno sgridato per lo scorso, c'è questo qui per l'iPhone che è veramente molto molto utile, quindi lì io lo teniamo al fresco su WhatsApp, stavo dicendo, ci siamo resi conto durante, quindi insomma era sciocco non farlo, di una bellissima e strana condizione. Io non la posso ampiamente spiegare, poi domani abbiamo tutto il tempo di farlo. Vi parlerò solo dell'isotopia del numero 54, che è un elemento di figura 9 molto particolare, che è caduto questa sera in terza posizione tra la ruota di Bari e la ruota nazionale. Loro sono, e siamo in un periodo curioso per il gioco dei centenari, insomma abbiamo anche ricordato come era andata per esempio martedì, insomma con i centenari è andata benissimo. Fate attenzione, perché vi ricordo intanto il 2 centenario, il più giovane a 102 turni di Bari, e il 53 che è a 175 per la nazionale.
Devo rifarlo? E io corro, guarda. Non la... corri. No, sta roba, guarda, non voglio che passi così perché è veramente un terno universale. Lo dico così, poi una volta che esco corriamo di là. Il terno universale da abbinare a questi due centenari. È un'opportunità e volevamo appunto fornirvela durante la diretta. Torno là dentro, vado, vai, vado. Vai, ciao, vai, ciao. Senza il tuo ventilatorino? No, non c'è tempo, non c'è tempo. Ci sono 5 minuti e allora Marco sta rientrando. Un piccolissimo problemino tecnico. Sapete che qui è tutto in diretta, quindi ovviamente questo... appunto vi fa capire che è tutto live, non c'è niente di preparato, quindi abbiamo questo piccolissimo problemino tecnico. Tra poco io spero veramente di riuscire a vedere Marco in redazione, ma ce la facciamo perché con i tempi riusciamo appunto a gestirli, anche perché abbiamo terminato di vedere tutte le ruote, abbiamo terminato, abbiamo visto anche il Super Enalotto, quindi davvero manca pochissimo a questo secondo aggiornamento che davvero è incredibile. È una serata molto particolare, è una serata esclusiva. E tra poco rivedremo Marco in redazione con un altro consiglio, un contenuto davvero importantissimo e non succedeva da un bel po', quindi mi raccomando restate lì perché noi ce la faremo da correre in redazione e a scoprire appunto che cosa ci dirà Marco per la prossima estrazione. Ecco che ci siamo, ci siamo! Cosa fa? Vai direttamente? No, passi di qui. Sì, vado nel del mondo, poi insomma. Eccoci. Ce la facciamo. 4 minuti e riusciamo ad andare in redazione. Aspettiamo l'ok, ovviamente. Guarda, io intanto devo dire a tutto il pubblico, ovviamente, che ha voglia di seguire una cosa nata, insomma, qui è tutto estremamente spontaneo. Ci siamo resi conto, insomma, di una bella possibilità e vogliamo darvela, perché poi non tutti hanno tempo, modo e voglia, a volte magari, di seguirci, anche perché, ovviamente, la gente lavora negli appuntamenti pomeridiani, dove lì abbiamo un'ora, c'è molto più tempo, è tutto, insomma, un po' diverso. Allora, io tra poco corro in redazione. Vi anticipo che se ce la facciamo, insomma, vediamo che cosa succede, quindi le linee ci sono, e vediamo se riusciamo. Al costo di un caffè ce l'abbiamo, avvicinatevi ai telefoni perché io non ho molto tempo, abbiamo poco tempo, ma tutte le linee, andiamo. Rieccoci, allora, massima attenzione, è nato tutto così in diretta, come ho detto è una rarità, insomma, che io mi comporti in questo modo, ma l'89-22-88 sapete che è quello che costa un euro, quindi io più di così e meno di così non posso fare. Avete l'opportunità, spendendo un euro da rete fissa, poco più di un euro dai cellulari, che ricordo il costo totale della chiamata a questo portale, dopo il tasto 3 chiudo, perché tanto non vi posso spiegare esattamente la condizione, poi lo facciamo domani nel dettaglio, fidatevi, c'è un terno, io lo voglio chiamare terno universale perché è davvero importante, che cade tra la nazionale e Bari. Noi ci giochiamo questo terno, quindi il rischio è quello di mettere un euro sul terno, abbiamo giocato, ma è mio dovere ricordarvi, quindi poi ve lo dico anche nel registrato stavolta, il 2 a Bari e il 53 alla nazionale sono i due centenari, il più vecchio, il più giovane, da abbinare a quel terno. Guardate, non perdete, è una possibilità, è ovvio che non vi dico sicuramente sabato sera diventeremo miliardari, a me e a Lio ha colpito molto durante la diretta una condizione che abbiamo trovato e quindi ho sconvolto tutto e ho rifatto. Non che l'aggiornamento di prima ovviamente non funzioni, questo è un piccolo consiglio aggiuntivo, ripeto, al costo di un euro, dobbiamo però correre perché il tempo è tiranno, dopo il tasto 3 al costo di un caffè. La bilancia, da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più, solo la TV, per guardare Casa l'otto d'estate, il programma che tanto ti piace. Sei mai stanca, tira giù la pancia, butti la bilancia. In
finito e quindi noi vi salutiamo, vi diamo come sempre appuntamento a domani pomeriggio alle 14.30 e saremo qui sempre pronti per riparare anche di questa estrazione. Ciao Marco! Allora, io velocemente vi devo ringraziare, ricordo che le linee sono aperte ancora per 5 minuti, quindi insomma il portale che costa quanto un caffè è ancora a vostra disposizione, è un'opportunità che è nata qui. Grazie davvero e ci vediamo domani, buona serata! Buona serata a tutti, ciao ciao ciao!